Oggi, 22 luglio 2017, il Museo Civico Fidenate si è arricchito di una nuova sezione, il War Museum, intitolato al tenente Rolando Giampaolo, medaglia d'argento al valor militare, ricevuta nel 1951, comandante di compagnia paracadutisti durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziativa dell'amministrazione comunale di Castel di Sangro. Fatto! Arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo, perché oggi forse colmiamo una lacuna che la nostra città aveva, poiché tante persone custodivano, raccoglievano cimeli bellici, non avevamo ancora il luogo dove il modo per ospitarli e quindi collocarli in maniera adeguata. Certamente in collaborazione con l'Archeo Club e con il Museo Civico Fidenate abbiamo oggi allestito quest'ala che tra un po' ci accingiamo ad inaugurare. Senz'altro il ringraziamento va in primis all'Archeo Club, ma sicuramente con maggior senso di gratitudine alla famiglia di Riccardo Tamboni, il cui papà aveva espresso questo desiderio di donare, quando venne di cedere al Comune di Castel di Sangro tutti i cimeli che aveva raccolto. E con l'occasione abbiamo anche pensato a chi in qualche modo potesse essere intitolato questa museale, e da qui sempre con una ricerca che poi sapete bene chi ha fatto e chi in qualche modo ha lavorato per questo risultato, è ricaduta sul generale Rolando Giampaolo, che è il papà del signore qui a fianco a me, che è omonimo Junior, e a cui fare un applauso perché è venuto oggi. Sulla cui biografia vi invito poi a approfondirla su una cosa che è stata elaborata. E mi ha detto di non ringraziarla, ma è impossibile non ringraziarla. Un applauso a Alessandro Denti. Tenente Giampaolo, le sue impressioni riguardo al War Museum di Castel di Sangro, intitolato a suo padre, soldato glorioso e valoroso di Castel di Sangro? È un'emozione che mi chiude un po' la gola, perché io ho frequentato poco Castel di Sangro, però grazie a mio padre l'ho vissuto come se fossi stato presente. Mio padre era un appassionato di Castel di Sangro. Lui diceva sempre: per la coccia di Santa Donata. E in qualunque situazione è sempre stato un fedele cittadino di Castel di Sangro. Era papà Rolando. Scritto sui muri della caserma: rivogliamo papà Rolando. Questo è il più bel complimento che mio padre abbia mai avuto dai suoi ragazzi. Bene. Finita la carriera militare, è da generale di brigata, il Ministero della Difesa ha voluto riconoscere il merito di aver rifondato i paracadutisti all'ora generale Giampaolo, promuovendolo a generale di corpo d'armata, il più alto grado dell'esercito, cosa che non molti hanno avuto come onore. Io personalmente posso dire solo che ho avuto un padre eccezionale. Mi ha insegnato la passione per il paracadutismo e sono diventato ufficiale dei paracadutisti. Mi ha insegnato l'affetto per Castel di Sangro. Quindi avere qui al Museo Fidenate un'ala dedicata alla guerra è sicuramente di un'importanza storica, come diceva già il sindaco, un anello mancante. E oggi averlo è importante ripercorrere la didattica della guerra per andare incontro alla pace, per ripercorrere quella che è stata la nostra storia, dei momenti anche tragici, duri del territorio. Devo dire ancora grazie, l'ha detto il sindaco, a quelle persone che hanno avuto quella accortezza, quella cura
di raccogliere queste povere cose in giro per i campi, sui campi ancora minati allora e quindi pericolosi, perché volevano custodire un pezzo della storia, del dolore, della sofferenza di tutta la popolazione. Le vediamo, le conserviamo, perché dobbiamo avere il coraggio di ricordare il passato, anche le pagine dolorose del passato. Presidente Romito, l'impegno dell'Archeoclub di Castel di Sangro è sempre più concreto. Cosa da dirci in merito? Bene, e come vedete sin da oggi che abbiamo l'inaugurazione del Museo della Guerra, significa che in tutti gli anfratti della cultura e via dicendo l'Archeoclub è presente, sia a livello di cultura sia a livello anche ecologico e via di seguito. Tanto più che noi stiamo gestendo il museo qui, il Museo Civico Fidenati di Castel di Sangro, dove i reparti museali ne sono talmente tanti. Partiamo da quello che inauguriamo oggi, al paleontologico che abbiamo alle nostre spalle, al Museo Internazionale della Pesca a Mosca, al Museo, diciamo, archeologico sannitico romanico.